Camillo Volini, seconda tappa per quanto riguarda il campionato di Serie 1 per la SG. Ne volete cercare di confermarvi sulle conferme dell'anno scorso, le conferme di quest'anno dopo il secondo posto che è arrivato ad Ancona? Eh già, siamo già arrivati a Siena alla seconda tappa, è stato un cammino velocissimo perché comunque le gare sono molto vicine, noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio in termini di programmazione e adesso siamo già nella settimana di gara, le ragazze si sono allenate bene, insomma, sulla carta siamo pronti. Come si fa a gestire questo periodo parecchio ritmato con tante gare in poche settimane? Si deve essere bravi con i carichi, quindi comunque far lavorare le ragazze, ma senza andarle a stressare troppo, onde incappare in dolori e infortuni. Un campionato è così come in finale l'anno scorso, sta vedendo le gare senza pubblico. Com'è gareggiare senza la presenza anche dei vostri sostenitori che spesso andavano in trasferta in tanti a vedere le gare, invece questa volta dovranno fare tutto da casa? Devo dire che il pubblico ci manca un sacco, perché poi comunque noi avevamo un bel gruppo di sostenitori, genitori, amici, parenti che ci seguiva e che sosteneva le ragazze. Ci manca tanto e cercheremo di far bene anche per loro che però ci seguono da casa, visto che la gara verrà data in diretta sul canale YouTube della federazione. C'è un aspetto in particolare su cui avete lavorato per cercare di migliorare ulteriormente? Ma in realtà no, nel senso che abbiamo solo cercato di ripulire ancora di più le parti un po' più complesse degli esercizi, però insomma abbiamo avuto un buon riscontro sulla prima prova, quindi in realtà ci ripresentiamo con gli stessi esercizi, sperando di non fare quei piccoli errori che abbiamo fatto alla prima prova.